Allora, una cosa speciale adesso, stiamo assistendo a una prima mondiale di un brano in una nuova versione, un brano che è già stato eseguito all'epoca, è stato composto nel 1951 e nella sua nuova versione per orchestra, per pianoforte solo, e questa invece è la versione per pianoforte e orchestra in prima esecuzione mondiale assoluta. Stiamo parlando della Toccata 1951, appunto, di Eliodoro Sollima, uno dei più grandi pianisti della storia del pianismo italiano internazionale, compositore, docente, didatta, uno dei pochi illuminati direttori del Conservatorio di Palermo. Mi assumo io la responsabilità penale. Una persona che ha dato tantissimo alla musica nel silenzio, lavorando nel silenzio e nella garbatezza e nell'eleganza del gesto. Quando ho sentito per la prima volta Carlotta, che poi presenterò con i dovuti clamori, suonare a Lucciardone dentro la sala dove è stato svolto il processo alla mafia, quel processo il primo che noi abbiamo vinto, dopo centinaia di processi andati a male, mi sono emozionato tantissimo, proprio uno perché sono seguo tantissimo la cronaca antimafia e quindi io avrei sempre desiderato fare un concerto proprio in quello spazio. E secondo, perché il brano era veramente sconvolgente, di una bellezza sconvolgente, per cui io che ho questo vizio di riorchestrare i pezzi, ho chiamato immediatamente il figlio dell'autore di questo brano, appunto di Eliodoro Sollima, che è Giovanni Sollima, e gli ho detto: guarda Giovanni, io il pezzo lo orchestro. No, se lo vuoi salvare, fallo tu. E lui ha detto: vabbè, lo faccio io, mi piace questa idea, la faccio, lo faccio, lo faccio, così magari questo pezzo, sai, suonandolo anche con l'orchestra, acquista un'altra visione. E Giovanni ha raccolto la sfida e io gli ho detto: ovviamente poi quando tu lo farai, eccetera, eccetera, lo dirigerai anche tu. E lui ha anche accettato questa seconda sfida, che per noi tutti dell'Orchestra Antuna Candestina è un grande onore, e quindi presento qui il mitico, anzi no, prima presento la solista. Stiamo parlando di una giovanissima promessa, no promessa, la promessa in questo caso è mantenuta, perché di solito le promesse non si mantengono. Quando abbiamo questi fenomeni YouTube, no? Questi bambinetti che fanno la sigla di Mario Bros, cioè, tutte queste cosette che sono fenomeni effimeri che spariscono, invece qui si tratta di studio serio, sistematico, scende sempre dalla scuola dei Sollima, perché è allieva di Donatella Sollima, che è la sua insegnante, un'insegnante straordinaria, che lotta anche lei per cercare di mantenere la qualità in questo mondo che ormai disdegna la qualità a vantaggio della piccola fiammatella su internet. E allora è venuta su benissimo, figlia d'arte, figlia di un regista teatrale e di una cantante lirica. Ho l'onore di presentare qui con noi, con l'Orchestra Antuna Clandestina, Carlotta Maestrini. Oserei creare un piccolo spazio per agevolare la visione di lei, è piccolina, però un po' più grande si vede, lei è piccolina, la vedete tutti? Bene, e invito qui il direttore straordinario, fondatore dell'Orchestra Notturna Clandestina, Giovanni Sollima! Raccontato a me, a Donatella, un po' a tutti, diceva che in quegli anni aveva questa supplenza.
non ci andava nessuno in classe, ci andavano le cantanti, scusate, con le unghie lunghe smaltate, non posso suonare. Ok, allora vai, torna. Ci andavano gli altri percussionisti, ma io ho già una marimba. Ok, vabbè. Quindi lui utilizzava queste robe per scrivere musica. E ha scritto un sacco di pezzi, tutti datati 51, all'anno della supplenza. Dopodiché, in realtà, poi gli scrive questo pezzo, dura 3 minuti, l'ha scritto in 1 minuto e mezzo. Io l'unica cosa che ho fatto, perché poi ho cercato di ritrovare una traccia, qualcosa, perché il pezzo andava allargato dal pianoforte all'orchestra, allora l'orchestra mi sono inventato un'introduzione in una parte centrale. Però credo che il codice sia genetico sia quello. Allora, e poi, ripeto, questa cosa del filo fortissimo tra papà e Carlotta è incredibile. Una grande emozione. Grazie. Thank you.
così breve, così bello e delizioso. Ce lo fate risentire, per favore? Di rifarlo? Bellissimo. Ok, facciamola. C'è. Ok, la più veloce, Veloce. Facciamo il record. Facciamo il record. Facciamo il record. 6.000 bpm, dai. Vai.